stavano perché tacevano? Con gli occhi chiusi. Perché tacevano? Perché sì, omettevano, tacevano. Perché gli conveniva anche a loro, perché ci sguazzavano dentro. Cioè tu vedi un verbale mio in cui sono venuti quelli del consorzio ICAR, gli ingegneri, e dicono: noi già abbiamo l'accordo con Roma, paghiamo già il 2,50, ci hanno mandato loro da voi, non è che l'abbiamo andata a cercare noi. E voi vi dovete accordare col 2,50, al che io disse: no, tu a noi ci dai il 5%, poi siamo arrivati al 3,5, poi vi diamo tutti i subappalti, noi vi diamo tutti i nomi di subappalto per mettere a lavorare la gente, se no noi tenevamo bisogno non solo dei soldi che poi dovevano apparare anche loro con fatturazione false, quanto poi anche del consenso elettorale. Ecco, come io ho fatto quando ho fatto i medici o quelli, che andavano a attaccare i manifesti, gli dissi una volta. L'unica che è stata onesta, che fu eletta perché abbiamo dato parecchi esami di medicina in anatomia specialmente, cioè stiamo creando i villeri, ci hai ragione, professor. Questo è successo nella sua villa, il professor Vincenzo Mezzogiorno, che abitava vicino ai Fenestelli di Marigliano. Ci hai ragione, professor. Certo, però si ricordi, questi killer che fine hanno fatto? Si ricordi che ognuno di noi ha un solo voto. La politica, ricetta, lo fanno tutti. Come Cirino Pomicino veniva da mio cugino Arnaldo, frate Ciccio, un avvocato che lo portava. E mi ha fatto votare pure a Casale. E insomma, non è che gli abbiamo dato troppi voti, però l'abbiamo fatto votare anche a lui. E quindi era disponibile. Cirino Pomicino, come hanno fatto tutto il Partito Liberale con Martucci, abbiamo fatto votare. Eppure a De Lorenzo, che era il Partito Liberale, qualche voto l'ha preso. Sempre a condizioni a scendere a patti. E il maggior voto di hanno pigliava per dire quei locali, Bosco, attraverso regione o provincia o amministrazione diciamo dello Stato, i vari cappelli, Santa Anastasia e tutti quanti gli altri. Signor Schiavone, c'è chi sostiene... Ora per il fatto dell'immondizia, io quando l'ho verbalizzato, il dottor Cafiero De Rao ha dato subito disposizione per poter fare i controlli e gli scavi, e ha dato l'ordine alla DIA di Napoli, comandata dal dottor Francesco Cirillo, oggi vice capo della polizia, di fare questi sopralluoghi. Quando sono stati fatti? I sopralluoghi sono stati fermi negli uffici della DIA di Napoli, li ho fatti al 97 con l'intervento che venne sulla DNA di Napoli, DNA di Roma, via Giulia numero 5, col presente, il mio referente della DNA allora era Lucio Di Pietro, oggi procuratore generale a Salerno, con Grasso che era suo amico, che io ho fatto anche dei verbali per certi dissolti nell'acido assieme a Brusca, ho fatto qualche processo, e un altro, e venne il dottor Panza, oggi capo della polizia, che non potrà mai negare, il dottor Nicola Cavaliere, che allora era prima dirigente a Criminal Pol Sud a Roma, a via Genova, e che oggi è vice direttore ai servizi segreti. Ecco, siamo andati con l'elicottero da Pratica di Mare per quattro giorni continui. Questo l'abbiamo detto nell'altra intervista. Abbiamo fatto i sopralluoghi, c'erano quelli dell'Enea, in un terreno nelle prossimità del campo sportivo, sì, ecco, lo abbiamo detto questo. Più altri siti, prima abbiamo sì. Volato con l'elicottero sui vaschetti Castelvolturno, che poi sono andato a farli loro, dove sì. Stavano tutti i cavi sabbia, ecco. Ora poi sono andato alla commissione ecomafia, gli ho dato la delibera della giunta regionale, che all'epoca era Fantini. Che Fantini diceva che lui non c'era, invece, perché c'era la firma sua sotto sì. a delibera. C'erano le industrie del nord, i comuni che avevano dato delle licenze, tra cui Santa Croce sul Garno, quelle del nord. Più c'erano le cooperative di trasporto, persino i targhi di camion, che gli ho dato. E che dissi, quando fate queste bonifiche? Risposto che ci volevano 26.000 miliardi, mi sembra più o meno allora, e questo, di lire. E su questo, più, questo l'abbiamo però, detto. Ecco, questo l'abbiamo ora detto. Che questi vogliono scrivere, vogliono mettere tutto a tacere, perché hanno ancora evidentemente i loro interessi, perché verranno sia altri politici dopo, che io non posso dire con sicurezza, anche se leggo il giornale più o meno mi rendo conto, sia i loro
leccaculi, diciamo chiaro e tondo, sia quelli che orbitano nell'ambito del potere delle, a livello regionale, cose, che hanno fatto soldi sull'immondizia, non gli conveniva a cacciare, a far uscire questi allarmi, tanto un popolo moriva, mica morivano loro. Ora, secondo lei, in questo momento, che cosa sarebbe opportuno fare, visto che lei ha conoscenza di tante cose? Io, secondo lei, che cosa si può fare? Io l'ho detto a lei, io sono propenso a venire in qualunque momento, a me, visto la carta, mi hanno bloccato, hanno detto che io tengo un curatore, che quindi io c'ho ancora una scorta perché tengo ancora in misure tutorie, no? Il piano protezione, perché io lo rinunciai al 2009, sì, dopo che sono stato sputtanato dal servizio centrale mettendomi nello SDI, dopo che dal 94 il cambio di generalità, datami dal dottor all'epoca Manganelli e da Piero Grasso, oggi presidente del Senato. Sì. Ecco, mi hanno sputtanato, io ho dovuto chiudere perché facevo l'impresa edile, ho dovuto chiudere le attività, ho dovuto chiudere tutto perché hanno messo assieme al nome mio, alias, con tutti i reati, addirittura hanno fatto togliere la tessera elettorale da due vigili urbane che mi conoscono, quando io con sentenza qui della Corte di Cassazione del 97 non c'ho più pericolosità sociale, questa è una sentenza di Corte di Cassazione, che non c'ho più pericolosità sociale perché io ho aiutato lo Stato, perché io ho detto realmente, ho già fatto un pentito e mi sono pentito dei miei errori. Io spero che pure qualche politico o qualche pennivendolo si penta dei propri e dicono le verità. Allora, c'è anche qualche altra cosa da chiarire ed è giusto che lo facciamo in questa sede. Ascolti, signor Schiavone, c'è chi sostiene, ed è stato dichiarato, sostiene che, che questo suo pentimento le abbia fruttato un sacco di soldi. E voi sapete che non ho accettato una lira da nessuno. No, io lo dico. Quello sapete meglio. Io di vi me. Sto riportando quello e che qualcuno commento. Di voi mi potrebbe dare i soldi, io non lo farei l'intervista. Appunto per togliere, ma pure è venuto un servizio centrale qui a portarmi una carta lo stesso. Perché mi hanno portato, come una volta mi hanno portato una mattina, poi la bloccano. Ho fatto dell'intervista al gruppo Carabinieri di Terni. Con la televisione e con un giornale, non mi ricordo, non hanno fatto uscire le mie deposizioni. Perché secondo me? Ora lei mi hanno portato un'altra autorizzata dalla DDA, della DNA. Perché? Perché non vogliono che escano queste carte, tutte quest'altre, perché loro sanno che io ho un dossier, e quella valigia che l'ho fatta vedere là piena di carte, perché questa qui stanno fatte tutte in copia, stanno in Germania in mano a un notaio, che se io muoio di raffreddore sono i servizi segreti o i servizi centrali che mi ha fatto la festa. Ma non è che tenga paura di morire, perché io non penso. Lei sta dicendo delle cose che sono particolarmente gravi e si rende sono conto gravi. In questo momento. Qui ci stanno nomi, cognome, paternità, sentenze ed altro. Addirittura io accuso Cosentino, viene un braccio destro, che io poi ho fatto una denuncia, a scrivere delle cose false, addirittura mio nipote mi chiama Pappone, quando mai? Quando lo facevo? La sorella, io Pappone. Io non lo so, cose che stanno fuori da ogni, ho fatto una denuncia, un certo De Michele di Cesa. Io vorrei dire a su De Michele che pure questo vorrebbe fare l'antimafia. Perché quando i suoi capozzoni gli mettevano i piedi in testa e lui e tutta la famiglia sua, Cesa, Amadeo Mazzari che faceva capozzone, Nicola Caterini e che si dice, non hanno mai parlato. Fa un braccio destro e l'amico con Fabbozzi. Fabbozzi sino all'88. Era un comunistello di paese di cui più uno o due consiglieri non prendevano mai, non stava in nessun potere. 88, dopo che io l'ho fatto passare, non da Democrazia Cristiana, perché ad essere comunista, perché non gli avremmo fatto nemmeno ad essere da Democrazia, solo perché serviva un individuo qualunque per poter fare amministrazione comunale di Democrazia Cristiana. Perché è stata possibile? Perché nell'88 è morto Bardellini, ammazzato a Cascais, a Bugnos in Portogallo, in Brasile. Che è stato atterrato un coppo lungo cene con Torre Marione e l'autista che era un cugino dell'amante suo che era di San Paolo del Brasile, uno che aveva avuto assista, che già ha preparato un fossa perché l'ho spiegato e sta verbalizzato con precisione presso la DDA.
Perché fino all'88 ci stavano i socialisti con maggioranza assoluta, con Nicola Pagana, che poi venne da me e passò anche a lui col gruppo nostro, che non si era ancora reso conto che Bardellini era morto. Ma lui fino all'88 cosa faceva? Perché la finanza non gli controlla un po' cosa aveva prima dell'88 e dopo? Quando io l'ho fatto fare, mi sembra che l'ho fatto fare nomina assessore personale o alle finanze, una cosa simile, non mi ricordo, ma mi sembra più alle finanze che io. E noi abbiamo fatto il lavoro per gli edifici scolastici che hanno pigliato i casalesi. Lui dove stava? Non si sparteva pure il suo 5%. Sul 10, lui e tutti quanti gli altri. O quando al Duce Riccardo mi hanno fatto la tessera falsa, io la di tanto al 91, lui aiuta a pigliare un amico a Sandra Giuseppe, che c'era un ciuffessivo all'eterno. E hanno fatto a doppione. E non è che possono scappare, perché io quella tessera, anche se quando mi hanno arrestato l'ho mangiata, però stanno in cose perché l'ho rimasto in un hotel giù a Castromarina, che stavano anche girando un film, io e un'altra che stava in hotel. Non si può parlare, sono cose discrete queste qua, sono cose, bisogna dirle a bassa voce. Tutti questi riferimenti goliardici sono naturalmente, ecco, a fare in modo che la moglie, ecco, la moglie non si accorga quando, di quello che lui sta raccontando. Quando io l'ho fatto con piano regolatore, stanno sugli terreni di Casalesi, dietro un castello vicino a Casalesi, dove stavo? Quando è venuto, che sono andato aveva una vita sentimentale allegra, insomma. Al comune di Villa all'ora mia, lui al Duce Riccardo ha detto, donna Petane, che facevo vice sindaco, era un segretario della Democrazia Cristiana, ha detto vicino a me che... Tamara Musso era andata a minacciare che voleva pulire qualcosa di sopra, che aveva ammazzato un frate Carmuccio Alfieri, era stata già data una sentenza di morte, che doveva morire prima, poi è morto dopo che lo si è accelerato, è stato ammazzato. Io sono stato condannato pure per questo reato. Senta, signor Schiavone, ma come si fa a vivere con tutte queste cose dentro? Male, perché io tutt'oggi sul cuscino, perché... Te l'ho detto, io quando l'ho fatta la coscienza si è risvegliata, perché non l'avessi mai fatto. Io sto pagando anche l'omicidio come mandante di uno che si era pentito, un pentito di Villa Lutero, io l'ho fatto ammazzare. A proposito di omicidi, c'è anche un'altra cosa che bisogna chiarire, perché a volte insomma, arrivano notizie confuse. C'è stato anche chi non ha forse ascoltato quando lei ha detto che si sentiva moralmente colpevole di alcuni omicidi, sì, però c'è qualcuno che invece ritiene che lei sia stato autore materiale di qualcosa come 54 omicidi, quindi sarà meglio rettificare. Ecco, l'autore materiale significa che io stavo... Significa che lei ha preso la pistola e ha sparato. Ma a qualche parte sono chiuso pure i metraglietti, l'ho pagato. Io ho già fatto 23 anni carcere per questo. Io ho fatto 23 anni carcere, arresto domiciliare e carcere per questi per fatti. Omicidio, per omicidio? Sì, per gli omicidi. Ma ti faccio vedere la sentenza di Spartacus e altre sentenze che sono state condannate. Ma lei materialmente ha partecipato a degli omicidi? Ma sì, ma vedi, non è che lo dico io. Ecco, lo dice lo Stato pure. No, noi già stiamo prima, parlando con lei, quindi lo dice lei. Ma già prima che io facessi il pentito. Ecco cosa mi scrive a me lo Stato. Vedi, quando ero più giovane... Prego, lei legga perché io sono senza occhiali, no, va bene, leggo io. Ti do io gli occhiali. Va bene. Leggilo tu. Allora. Il pubblico ministero, letti gli atti allegati. Pregresso decreto di codesto tribunale con il quale lo Schiavone Carmine veniva additato quale uno dei killer più freddi e spietati della cosca denominata Nuova Famiglia. Evidenti elementi di fatto di pericolo. Non c'è mica da andarne fiero, però. No, eh. No, però non è che io rinnego, che non ho sbagliato. È normale, io mi sono vendito. Se potessi tornare indietro, cosa io mi riesco all'università, me ne andrei fuori.